non sono annoverate tra le vittime del nuovo coronavirus, eppure ne stanno già subendo gli effetti negativi. Sono le compagnie aeree, già duramente colpite una decina d'anni fa, quando a fare paura era la SARS. Ai tempi, era il 2003, si disse che per il traffico aereo la SARS si era rivelata più nefasta di una guerra. Oggi il quadro è molto diverso, ma gli investitori preferiscono essere prudenti. Risultato, le quotazioni del gruppo Air France KLM hanno perso il 4,6% a Parigi. International Consolidated Airlines Group, che controlla British Airways e Iberia, ha incassato un calo analogo a Londra. Al momento i casi di contagio sono troppo pochi perché una qualche restrizione del traffico aereo sia presa in considerazione, ma la notizia che il virus può trasmettersi da uomo a uomo fa suonare un primo campanello di allarme. Nel 2003 la perdita per le compagnie aeree europee venne stimata a 900 milioni di dollari.